si sono tenute a Sulmona, nell'hotel Manhattan, le giornate ovidiane di reumatologia, giunte ormai all'ottava edizione. In questa edizione si sono discusse, divise varie sessioni, le principali malattie reumatologiche, quali l'artrite reumatoide, spondilartrite, artrite psoriaca. Si è trattato anche di patologie rare, sia autoimmuni che autoinfiammatorie, allo scopo di consentire l'ampliamento delle conoscenze in questo ambito, riducendo così per tali entità cliniche sia il ritardo diagnostico da parte del medico specialista che i tempi di accesso alle terapie più idonee. È stata inoltre dedicata una sessione all'osteoporosi, sia nella forma primaria che secondaria, le malattie croniche infiammatorie dell'intestino, che nel loro decorso possono complicarsi con patologie di tipo reumatologico, in quanto condividono meccanismi patogeni comuni. Hanno partecipato all'evento un centinaio di medici, medici chirurgo, infermieri, fisioterapisti ed altri. Abbiamo intervistato il promotore dell'evento medico, il dottor Luigi Evandro Aloisio Antonio. Il dottor Luigi Evandro Aloisio Antonio, dottore, lei è organizzatore un po' di tutto della manifestazione. Questa è l'ottava manifestazione che si fa. Sì, infatti questa è l'ottava edizione delle giornate ovidiane di reumatologia, che organizzo, diciamo, con impegno e con volontà, però i risultati si vedono e questo in qualche modo mi confortano nel proseguire con questo lavoro. Chi partecipa a questa manifestazione tipicamente proprio medica? Allora, l'evento è destinato sia ai medici di diverse discipline, poi agli infermieri, ai tecnici di radiologia e ai tecnici di laboratorio. Ovviamente partecipano come faculty i relatori e moderatori di elevato spessore nazionale, e quest'anno siamo riusciti ad avere anche il professor Salvarani, che è un professore che ha avuto riconoscimenti anche negli Stati Uniti, per cui una valenza internazionale. La divulgazione di questa patologia credo che sia importante per la gente comune, perché la diagnosi precoce credo sia essenziale per una terapia adeguata. Sì, in effetti la diagnosi precoce è quello che noi ci dobbiamo augurare per tutte le patologie, anche per quelle reumatologiche, sia artritiche che connettivitiche, in quanto ci consente di modificare quello che è il percorso, la storia naturale della malattia stessa, e di conseguenza di ottenere i migliori risultati possibili con i farmaci che oggi abbiamo a disposizione.